Sono Giuseppe Graniti, vengo da Mirandola, sono titolare della pizzeria Diamo Calda 1 e 2, faccio il pizzaiolo da diverso tempo, ho cercato di portare qui la nostra pizza classica della pizzeria. Questo gusto è un gusto che abbiamo creato il mese scorso, ho cercato di acchiappare, diciamo, il dolce, l'amaro e il salato. Con dei gusti, dei prodotti, diciamo, emiliani, la crema di parmigiano reggiano, che è emiliana, il guanciolino emiliano e i friarielli, un prodotto campano, abbinato a un fior di latte e delle patate, diciamo, cotte al forno con la buccia. L'impasto è un impasto che è stato fatto giovedì, un diretto, 12 ore di temperatura, diciamo lievitazione, e 76 ore di maturazione. È stato tirato fuori ieri sera dalla cella, quindi è ritornato a temperatura ambiente. Le farine che utilizzo sono 6 tipi di farine, tipo 1 e tipo 2, diciamo, 00, e poi delle parti, diciamo, di tipo 2, del segale, soia, crusca e crusca. Le patate le hai fatte prima? Le patate stamattina, l'ultimo colpo stamattina al forno. Le ho lasciate in acqua ieri sera e stamattina, diciamo, alle 7:30 le infornate. Ecco, forse a parte questo io avrei preferito i friarielli un po' più grezzi. Cioè, nel senso, ci sta come crema, però saltati in padella e messi all'ultimo, magari con uno spicchietto d'aglio, forse era ancora più... Sì, io ho cercato, diciamo, qualcosa di delicato dove non si sente, diciamo, al palato, che è anche buono, diciamo, intero il friariello, ma far mescolare, diciamo, l'insieme, la crema di parmigiano con crema di friarielli e poi dargli, diciamo, quel tocchetto della patata, del guanciale croccante. Va bene. Grazie. Grazie.